Ciao a tutti e ben ritrovati, io sono Tenore Informatico. Mi avete richiesto come togliere lo stemma, quindi il fregio posteriore e anteriore della Panda serie 169. Vediamo adesso come rimuovere il fregio posteriore della Panda. Utilizzo un cacciavite a testa piatta come questo ed è molto semplice. Dobbiamo mettere il cacciavite, facendolo passare qui nella parte interna del fregio, e si fa leva. Ecco qua. E il fregio è stato tolto. Ora sono nella parte anteriore del fregio della mia Panda e vi faccio vedere come si toglie. Ho già tolto le viti che tengono bloccato il fregio, questa parte in plastica. Poi lo giriamo dall'altra parte e qui abbiamo un dado da 8. Prendiamo la chiave per smontare il dado da 8. Il fregio anteriore della Panda viene via abbastanza facilmente. Chiaramente dovete fare leggermente un po' di leva con un cacciavite a testa piatta, in modo da riuscire a toglierlo. Abbiamo levato il fregio anteriore della Panda. Vi ringrazio per avermi seguito in questo nuovo video. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciatemi like a questo video positivi e iscrivetevi al canale di Tenore Informatico e attivate le notifiche per non perdere i miei contenuti video. Ci rivediamo alla prossima, un saluto a tutti, ciao!